Visita a San Salvo per il ministro del turismo Massimo Garavaglia, ricevuto presso la sala consiliare dal sindaco Tiziana Magnacca e dal presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio. Durante l'incontro, oltre a fare il punto della situazione per quanto riguarda il potenziale che può e deve esprimere la nostra regione dal punto di vista turistico, il presidente della giunta regionale ha puntato l'accento sul nodo infrastrutturale che in Abruzzo resta uno dei temi principali in ottica futura. È sicuramente il nodo principale perché la promozione turistica, il marketing territoriale della nostra regione poi subisce un filtro di selezione naturale rispetto al fatto che le persone che magari si innamorano o vengono affascinate dai nostri territori, dalle nostre località, quando vanno a verificare quanto tempo ci vuole per raggiungerle e con che difficoltà ci si muove, naturalmente questo fa poi diminuire l'appetibilità del territorio. Il presidente ha inoltre ribadito l'importanza di portare avanti il progetto per veder nascere finalmente la terza corsia anche nel tratto abruzzese della A14, che finora ha causato ingenti perdite a tutto il settore terziario. Ho fatto riprendere in mano dal Ministero e da Autostrade per l'Italia questo dossier sulla progettazione della terza corsia. Abbiamo finalmente avuto da Autostrade per l'Italia un primo studio di fattibilità per portare la terza corsia in una prima ipotesi già fino a Pescara e ovviamente noi insistiamo perché tutta l'autostrada A14 sia, diciamo, possa avere questo aggiornamento e miglioramento infrastrutturale. È ovvio che facendo invece uno sforzo di infrastrutture si accorciano le distanze, arrivare dal nord verso l'Abruzzo deve diventare e può diventare, diciamo, molto più facile, molto più economico, molto più veloce. Da questo punto di vista è chiaro che l'Abruzzo ne guadagnerebbe in competitività non solo per il turismo, anche per l'industria, anche per l'artigianato, anche per i prodotti tipici, per la filiera enogastronomica. Avere le infrastrutture per far viaggiare le merci significa permettere alle nostre merci di raggiungere prima, meglio e con meno costi i mercati dove venderle.